come te l'ho detto, da me dove stanno? Lo prendi da me, da di là nel tiretto, l'ho pulito, poi sono bagnato. Il debito che ero pieno. Aspetta anche. Hai visto? Vedete. Come si sbriga tutto là. Cosa vuoi dire? Non si stende. Già, ma che ti ha fare qualcosa? Perché se ne esce il latte, la notte, è tutta bagnata. Hai chiuso gli occhi? Sì, si sta addormentando, vedi? Sì. Tanto che sta facendo la ripresa, invece. Quando avvicinarmi sta facendo la ripresa. Sta addormentando, c'è gli occhi ancora aperti però, no? È proprio niente. No. Ma gli faccio fare un po' di fare. Faglielo fare, è normale con tutto quello che è. Ce n'è tanto però. Sì.
te l'ho detto, Angelo. Non capisci. Con quel tappo in bella, col ciclocchio, toglielo. Mo ne avrai, Angelo. Troppo la luce non è, sì. No, si sveglia stanotte. Ma vado a mettere nei piatti. Tu salsiccia ti mangio la fettina. Per cui che ogni giorno si sforza di fare la volontà di Dio. E che cosa consiste questa volontà di Dio? Nel volersi bene, nell'amarsi senza stancarsi. Solo in questa maniera possiamo ritenerci dei buoni cristiani. E Gesù ce lo dice, se noi su questa terra non ci sapremo amare, come potremo essere amati dal Padre suo? Come potremo con lui godere la vita eterna? E allora Gesù, i farisei del tempo, erano dei uomini molto ricchi, che amavano farsi rispettare dalla gente. I farisei che amavano mangiare mentre i poveri erano lì a chiedere le elemosine. A costoro dice, fate attenzione che un giorno tutta quella bontà che voi avete, tutta quella vita godereccia che voi avete finirà. E cosa ne sarà della vostra gente e della niente? Sì, avrete vissuto sulla terra 50 anni, avete vissuto anche il bene, e che ne sarà poi della vostra vita? Se avete pensato la vita di ci avete pensato a farvi la fede casa, ci avete pensato a farvi la fede madre, povero Gesù, ci avete pensato a tutto, alla carne, vi siete dimenticati il vostro spirito. Ed ecco Gesù dice loro, fate attenzione che un giorno ognuno di noi darà conto di quello che ha fatto. E per far questo, per farci comprendere questo, va ad opera la parabola di Lazzaro e del ricco di loro. Avete sentito? Lazzaro era un povero mendicante ammalato che non poteva lavorare e quotidianamente andava alla porta di Epulò, questo ricco, che mangiava e vestiva per bene e chiedeva i rifiuti di casa. È uscito record, inquadra brutto qua. Oh, ecco.
intanto l'ha messa a posto automatica, quindi tu piano, solo che devi spostare piano piano, capito? Poi l'acqua? No, mo piano. Dai, metti la Yeah.